Magnifico rettore, a lei la parola. Sì, grazie per l'invito. Fa piacere parlare di fronte ad una platea così numerosa ma anche molto attenta. Voglio parlare di università. Tra giovani dobbiamo in qualche modo confrontarsi sul futuro e quindi in qualche modo su quello che dobbiamo pensare di creare per il futuro. Prima Emanuele ci ha dato una parola, provincia. La prendo un po' alla larga, quindi però dopo ci arrivo a Industria 4.0. Ha citato la provincia. La provincia come una parte, un territorio, un valore. La provincia non è di secondo livello. Può essere in questo mondo che sta sempre più connettendosi, comunicando anche con strumenti diversi, non è detto che la provincia sia di secondo livello, anzi può essere quell'elemento, quel territorio, dove alcuni valori, i valori che conosciamo bene, possono essere presi, possono essere valorizzati, possono essere tramandati, trasmessi, perché le distanze che in qualche modo prima ci separavano, pensate, alcuni di voi siete miei coetanei, pensate alle distanze che prima dovevamo superare per incontrare le persone. Adesso il mondo è diventato molto più piccolo, è diventato molto più capace di creare relazioni, di far incontrare persone. Ecco perché c'è anche un flusso di persone che si sta muovendo molto di più rispetto al passato. Le paure, la seconda parola che ha citato prima Emanuele è la paura. La paura, ci sono questi flussi, questo mondo che è diventato più interconnesso, più votato alla mobilità, all'incontro, allo scambio, come io dico, alla contaminazione culturale, perché la contaminazione culturale è un valore, è stato sempre un valore, cioè confrontarsi con il diverso rimane un valore, rimane in qualche modo qualcosa che deve essere ancora di più incentivato. Allora, in questi incontri, in questi popoli che attraversano confini, che sono invenzioni, i confini sono delle invenzioni, non esistono i confini, non esistono le razze, non esistono in qualche modo le differenze culturali. Va bene? Questo la provincia, e quindi in qualche modo chi sta nei territori, diciamo, non di primo livello, lo deve valorizzare, deve avere l'entusiasmo di incontrare queste persone che si muovono, che in qualche modo si confrontano. La paura. Perché uno ha paura? Quando voi entrate in una stanza buia, perché avete paura? È istintivo aver paura in una stanza buia, perché non conoscete quello che andate incontro, non conoscete quello che vi si propone di fronte in quella stanza buia. Bene, allora le paure si vincono semplicemente attraverso la conoscenza, attraverso il capire il perché persone diverse si muovono in questo momento. Allora, siccome sto parlando della platea, che ha una fede politica, quindi un pelettino di politica ce l'avete, Emanuele. Allora bisogna prendere il coraggio di difendere questi valori dell'incontro delle persone. Non bisogna aver paura che perda o che possa portare via dei voti, perché questo è il valore principale dell'umanità. L'umanità si deve basare sempre sull'incontro del diverso, deve sempre cercare quell'equità, quel confronto. Quindi non bisogna aver paura di accogliere tante persone, non bisogna aver paura di tenere aperte le frontiere, non bisogna aver paura del diverso, bisogna comprenderlo, bisogna capire perché le culture sono diverse. Questo bisogna fare, lasciate negli altri le paure, bisogna conoscere. E qui l'università, e qui lo studio, e qui l'accoglienza verso i giovani è fondamentale, perché loro non hanno paura, loro possono comprendere le differenze che esistono tra i loro coetanei che hanno attraversato frontiere diverse, che hanno in qualche modo culture e religioni diverse. E questo è questo l'università. L'università è un posto di incontro, è un posto in cui in qualche modo ci si confronta, si studia, si hanno anche opinioni diverse che si confrontano. E il modo migliore per farlo attraverso la ricerca, attraverso quella verifica
di una tesi, di un'ipotesi che poi può portare ad una verifica e quindi in qualche modo a replicare quell'esperimento, quella tesi e quell'ipotesi. Un paese senza università è un paese morto. Un paese senza istruzione e quindi senza quei valori che in qualche modo possono condividere e diffondere la cultura verso tutte le parti della società è un paese povero. Quindi l'istruzione, l'università deve tornare al centro delle politiche di un paese civile come deve essere il nostro paese d'Italia. Io in tante volte, chi mi ha ascoltato, io paragono l'istruzione alla sanità. Vorrei che dell'istruzione ci si interessasse quanto ci si interessa della sanità. Vorrei che i giornali fossero pieni, i giornali, anche i nostri quotidiani, di tante delle problematiche della scuola, di tanti dei valori della scuola, esattamente come ci sono pagine di giornali pieni sempre per parlare di sanità. Va bene? Perché esiste un dettato costituzionale che dice che a tutti i capaci deve essere data la possibilità di accedere ai più alti gradi dello studio. Quindi all'università deve essere concessa a tutti l'università. E ci sono modi per concedere a tutti l'università. Semplicemente mettendoci dentro delle risorse nel sistema universitario, dando spazio al diritto allo studio, creando le borse di studio. Certo, le tasse, che adesso sono entrate nella polemica politica, è un costo per le famiglie che magari non possono permettersi certi altri, ma non ci sono solo quei costi, ci sono le tasse, ci sono i libri, ci sono i trasporti, c'è l'alloggio soprattutto per i fuorisede. Allora è chiaro che una misura di aiuto a famiglie un aiuto economico a famiglie che ne hanno bisogno non si deve interrompere solo sull'abbattimento delle tasse, ma soprattutto creando un diritto allo studio vero, mettendo risorse dentro quello che noi chiamiamo diritto allo studio, anche perché ne è un dettato costituzionale. Quindi non facendolo andiamo incontro a quella Costituzione che solo un terzo non rispettiamo quella Costituzione che solo un terzo non hanno. Articolo 34, leggetelo, io ogni volta che lo leggo mi commuovo per quant'è il valore di quell'articolo, scritto tantissimi anni fa, eppure ha un valore, leggetelo, eccezionale. Allora è questo su quello cui dobbiamo votare. Noi dobbiamo votare sull'istruzione, sui valori dell'università, e dopodiché parlare di Industria 4.0 diventa una cosa normale, diventa una cosa facilissima. Non so se lo sapete, pur vivendo in provincia, la nostra università è di eccellenza. La nostra università ha 8 dipartimenti che sono stati catalogati di eccellenza. 8 di questi dipartimenti hanno presentato i progetti, 5 di questi progetti sono stati finanziati con quasi 33 milioni, oltre 33 milioni, a cui, ripeto, noi con la nostra università e con la nostra coerenza ne abbiamo aggiunti altri 7, quindi abbiamo 40 milioni che stiamo spendendo in questi anni sulla ricerca in qualche modo che spinge l'innovazione di questa regione. Questi sono 40 milioni che noi spendiamo in questa regione, in questo territorio, in questa provincia, per eleggere, per sollevare questa provincia. 3 di questi progetti sono proprio su Industria 4.0 e questo creerà le condizioni per portare nelle Marche un centro di competenza su Industria 4.0, che è l'ultimo gradino che manca al ministro Calenda per completare quella sua trasformazione. Allora sì che a questo punto avremo la possibilità di sopportare tutte quelle imprese per tutte quelle trasformazioni in atto, perché il mondo sta cambiando, la digitalizzazione che rende il mondo più vicino rende anche diversa le organizzazioni produttive, diventa diversa la fabbrica sta cambiando, sta assumendo colori diversi, sta assumendo forme diverse, anche il lavoro, e qui chiudo, anche il lavoro sta cambiando. Il lavoro a cui siamo stati abituati negli anni, in cui è molto semplice la caratterizzazione del lavoro, l'organizzazione del lavoro è fatta in tempo e spazio. Spazio, la fabbrica, il tempo, l'orario in cui devo entrare e devo uscire. Beh, questa organizzazione del lavoro, di collaborazione e quindi poi di distribuzione del reddito, che è fondamentale, forse nel prossimo futuro dovrà avere qualche modifica in tempo e spazio. Riduzione dei tempi di lavoro, forse, certo, possibile, se abbiamo tante macchine che aumentano la nostra produttività, forse possiamo anche lavorare meno, come è stato nel recente passato, quando il sabato lavorativo, cosiddetto sabato del villaggio, faccio anche io una citazione letteraria, era un giorno di lavoro e invece adesso è un giorno di festa, oggi è di fatto un giorno non lavorativo,
Ma allora è chiaro che si può ancora forse ridurre l'orario di lavoro. Quindi la sfida che abbiamo di fronte, il futuro che questi ragazzi hanno di fronte, sarà anche un'organizzazione del lavoro completamente diversa da quella che abbiamo adesso. Sarà da inventare, sarà da pensare sicuramente, ma ci sarà un modo diverso per distribuire ricchezza. Allora, il rettore ha fatto degli assist molto importanti, quindi cambiamo un po' la scaletta perché a seguito degli